bentornato. Oggi è mercoledì 16 marzo 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Oroscopo Pesci. Sarà anche a un mercoledì noir, ma a voi sembra rouge. Le rouge et le noir, l'opera di Stendhal, oggi vi calza a pennello e se molti, per via del crocevia planetario in atto tra Saturno, Luna, Marte, Urano, senza prova d'appello, definiscono nero, per voi è soltanto rosso o meglio un bel fucsia, garantito dall'allegro quartetto planetario che state ospitando, con Giove come capobanda. Fucsia come l'allegria, la passione amorosa, l'azione indirizzata a scopi non solo materiali, doppio input, in questa giornata dedicata ai servizi sociali, dunque adesione entusiastica a qualsiasi azione di volontariato. Sì, perché da oggi avete scoperto che realtà e fantasia possono coesistere, basta saper azionare il meccanismo che fa passare dall'una all'altra scientemente, senza inutili illusioni, una volta che si sa su quale piano si poggiano i piedi, terrestre o celeste, si ci può regolare e vivere felicemente. Passeggiate e viaggi in vista. Inviti ad uscire, appuntamenti, gite, weekend. Una meta è vicina e ci si è incamminati verso di essa, si è sulla buona strada, si va verso qualcosa. Per i single si prospettano nuovi e interessanti incontri e appuntamenti. Avete bisogno di riconquistare la fiducia in voi stessi, non cercate altrove, ma nel vostro cuore e da lui attingete la forza necessaria. Il vostro problema, oggi, è che non crederete molto in quello che state facendo, dovreste impegnarvi di più ma soprattutto crederci di più. Buone prospettive per i nati di domenica e giovedì che potrebbero trovare il loro culmine nel primo pomeriggio. Fate attenzione agli oggetti in casa, particolarmente a quelli fragili. C'è chi si appesta grandi cose da voi. Non deludete nessuno oggi e cercate di esprimervi sempre al meglio e con tutte le vostre possibilità. Bene l'amore, meno il lavoro. Guardate al lato positivo delle cose, i rifiuti ci possono stare, ma è inutile abbattersi o farsene un problema. Moderatamente basta insistere ed essere certi di aver fatto il possibile per creare le giuste intese. Frequenta circoli e clubs dove potrai fare delle interessanti conoscenze. La vostra gelosia potrebbe oggi allontanare la persona a cui tenete molto, non esagerate e soprattutto non fate scenate. Collaboratori ti contraddiranno. Discussioni. Casa e famiglia cattureranno la tua attenzione. Affetto dai parenti. Datevi da fare oggi per un progetto che vi sta a cuore. Qualunque sia giunto il momento di cercare di attuarlo oppure di rinunciarci per sempre. Il coraggio non trovi in voi alcuna paura. Una visitina dall'estetista per un massaggio o altro non ci starebbe male o una pizza con gli amici. Belle novità in campo sentimentale. Non avete più bisogno che gli altri vi dicano cosa fare o come comportarvi, avete svolto un ottimo lavoro fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste davvero fare molta strada. È un giorno ottimo per un appuntamento di lavoro o per un colloquio, farete certamente una notevole prima impressione. Orizzonte astrale di metà marzo che vi vede in splendida forma psicofisica, dal momento che sia il Sole che Venere e Giove sono ospitati in congiunzione nel vostro segno. L'equilibrio tra la parte attiva affettiva e quella intellettiva, tra la vitalità e la socialità, sarà perfetto, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in questi giorni, nella terza decade dei Pesci. Cari Pesci, Venere è neutrale. Le conoscenze fatte a inizio mese potrebbero rivelarsi interessanti e trasformarsi presto in qualcosa di molto speciale. Stelle favorevoli anche per quanto riguarda gli accordi commerciali e i soldi. Non spendete oltre le vostre possibilità. Non ora. Avrete più facilità a pensare profondamente alle vostre speranze e ai vostri sogni. Vi sentirete bene con voi stessi, in armonia con i vostri valori e più attenti ai bisogni del vostro corpo. Continuate così. Saturno imbronciato in dodicesima casa segnala la vostra stanchezza. È già mercoledì, ma il mal di piedi dopo la scarpinata di domenica vi tormenta ancora, soprattutto se per lavoro dovete mantenere una posizione eretta per varie ore. Lavoro al centro della scena, così denota la Luna in sesta casa,
Se sperate di far carriera avrete ottimi numeri per farcela. Amore ed Eros. Quattro zampe al centro del vostro cuore, adorate Snoopy o Lulu e loro di rimando non vedono che voi. Affetto anche in famiglia, dove però qualcosa va chiarito al più presto, nulla riesce a erodere le gomen di un amore come un malinteso che suscita nuovi dubbi e mette in moto le rotelline delle fantasie distorte, quelle che inevitabilmente conducono fuori strada. Telefonate notizie sorprendenti, qualcuno vi cerca proprio mentre state cercando lui o lei, ma che coincidenza! Nelle vostre relazioni amorose siete diretti e non amate mezze misure. In particolare avete un senso di appartenenza, volete che il vostro partner abbia occhi solo per voi e avete timore che possa tradirvi. Giove, pur molto positivo in congiunzione, può provocare la vostra possessività, specie se siete nati nella seconda decade. Fate attenzione anche ai nervosismi generati da facili tensioni impreviste all'interno della coppia. Sarà la dolcezza e la delicatezza che saprete mettere in atto, a minimizzare ogni contrarietà. Quadro positivo invece per i pesci che nascono in marzo, che vivono una fase di stabilità sentimentale grazie all'apporto di uno splendido sole transitante nel vostro segno. Lavoro e denaro? Il lavoro vi impegna e assorbe moltissimo corpo, mente e anima. Ecco perché a sera ci arrivate spappolati e desiderosi soltanto di una buona cenetta e di una bella dormita. A tavola si parla del più e del meno, ma attenti a non scaldarvi, se siete nervosi basta un non nulla per alterarvi, sul tetto di casa non servono temporali. Nessun problema per chi è in proprio, qualcuno in più per chi invece è alle dipendenze e a colleghi che si atteggiano a capo, gelosi del vostro successo e della stima che riscuotete. Si comincia a sentire la stanchezza. Dovete tenere duro se volete mantenere quello per cui avete tanto lavorato. Il consiglio per voi? Non adeguarvi sempre a tutto ciò che ti viene imposto con arroganza. Sta per arrivare per voi una grande occasione di rivincita in ambito professionale, in special modo se siete nati nella terza decade. Sappiate prepararvi a quanto gli astri hanno previsto per voi. Mercurio, il benefico, vi assiste e vi permette di essere spediti e rapidi. Tutto questo in special modo se svolgete un'attività connessa col commercio e con la vendita. Benessere. Mal di piedi, effetto scarpinata della domenica che, come sempre, si fa sentire per almeno un paio di giorni. A parte questo piccolo fastidio e magari anche una sottile emicrania se ieri sera a tavola avete esagerato un po', potete dichiararvi in buona salute con accento sincero. Sempre valido il vostro certificato di sana e robusta costituzione, quanto al Super Green Pass, valido per la burocrazia, bisognerà vedere caso per caso, attualmente non ci si capisce più nulla. Curate di più la vostra alimentazione, che sia sana e salutare. Ricordate che per velocizzare il metabolismo è importante masticare tanto e bene, senza dimenticare l'apporto di liquidi durante i pasti. Per lei, i problemi e le complicazioni ci sono, ma non li risolverete tornandoci col pensiero ogni 5 minuti. Lasciateli decantare, a volte le cose meno le si tocca e più facilmente si risolvono da sole. Per lui, un filo di malessere e le ragioni le conoscete già, inutile tentare di emulare gli amici crapuloni mangiando quanto loro e soprattutto bevendo altrettanto. Avete il fegato delicato e certi eccessi non ve li potete concedere. Colore delle emozioni, verde erba. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.